solstizio d'estate e il solstizio d'inverno. Ma cos'è questa invenzione? No, questa è la continuità di un valore di semina che proprio al 21 dicembre, qui a Librino, dove io vivo da più di 15 anni con impegno civile all'interno del mondo della scuola, ho voluto regalare a questi bambini, alle loro madri, alle famiglie, un'esperienza di condivisione di grande cultura e di grande spiritualità. È un grande lavoro condiviso con 3.000 studenti, con tutte le famiglie, con tutti i grandi artisti, i grandi poeti, ed è anche un valore di impegno civile che questi ragazzi devono fare ogni anno, perché lo spirito che anima questo rito è che loro devono proteggere la conoscenza. È il 21 dicembre, il solstizio d'inverno, ed è il momento in cui c'è meno luce, però dimentichiamo che il 22 la luce rinasce. Come in questo momento, oltre alla crisi economica, allo spread, a questa dittatura scellerata del consumismo e della moneta, di un mondo globalizzato che non vuole più renderci cittadini ma soltanto sudditi indebitati, ecco, a questo mondo che anche con la profezia dei Maya potrebbe finire, c'è un altro mondo che potrebbe rinascere, è quello dei ragazzi, è quello dei giovani. Ma questo mondo se ne va a scuola, se ne va nel suo tempio della conoscenza, quindi questa scuola per me non è la scuola elementare, è un tempio, e i ragazzi nel tempio che cosa fanno? Proteggono la conoscenza, consegnano luce e danno anche al loro quartiere la dignità di essere cittadini di grande eccellenza, perché da piccoli hanno scelto attraverso queste ritualità, insieme con i grandi poeti, i bambini lavorano da 4 mesi, hanno scritto delle bellissime poesie sulla luce, sulla conoscenza, adesso leggeranno insieme con i poeti e poi ascolteranno la musica. E l'ascolto, il grande spirito anche di questo rito, tutti ascoltiamo, ascoltiamo forse una spiritualità che abbiamo perso. È un momento invece che molti pensano sia l'ultimo per tutti noi. No, in Maya c'è anche questa profezia, ma i ragazzi dicono: se questo mondo finisce, il nostro rinizia. E quindi la luce non conosce mai tenebre, non conosce oscurità, porta sempre luce, dove passa consegna luce. Senti Antonio, ma com'è che sei arrivato al Librino? Me lo spieghi, 15 anni fa, proveniente da un'avventura, quella tua, disastrosa, disastrata, disperanza, combattuta, avversata, ti sei messo in un altro impegno, e perché Librino? Ma quando a Tusa per 20 anni una politica scellerata mi ha perseguitato e mi ha dato quella grande solitudine civile, purtroppo mi ha costretto anche un po', adesso non è più purtroppo, sono felice di averlo fatto, ma all'epoca per me è stato un esilio, io mi sono dovuto allontanare da Tusa, dal territorio, perché la mia storia non era gradita ai poteri del nulla che governavano. Ero un ricercato perché non avevo pagato quella corruzione ma avevo scelto la bellezza, e questo naturalmente ha dato fastidio a quel sistema. Sono venuto qui a Librino. Spieghiamo che è stato condannato anche Antonio per abusivismo edilizio, per le opere che tutti voi conoscete e che state vedendo mentre li mandiamo in onda. Sì, sono stato anche isolato civilmente per più di 20 anni. Nessuno ti conosceva. Ora tutti ti conoscono. Tutti mi conoscono, ma io non mi posso fare riconoscere da loro. Thank you.
caso sono venuto qui a Librino, perché quando sono arrivato a Catania mi parlavano tutti malissimo di Librino, e quindi Librino è la zona a rischio, la periferia, il luogo di mancamento. E allora mi sono chiesto se dopo tutto il martirio che mi avevano fatto a Tusa, io mi ero stancato di donare, mi sono fatto una domanda: ma dopo tutto questo vale la pena continuare a donare la tua vita, le tue economie, i tuoi sacrifici? Ecco, lo spirito che anima la mare non conosce fine. Ecco lì il male, il nulla, quel potere che vorrebbe fermarti non ti ferma se scegli la mare. Lo spirito della mare è infinito. Allora ho detto, se a Tusa ti hanno fatto questo, perché non devi ancora amare a Librino? Tu devi continuare a seminare. E qui forse questo luogo era un luogo che accoglieva la semina di un buon frutto, di quella conoscenza e di quella crescita sociale che oggi è amata e condivisa da tutto il quartiere. Raccontami, sei arrivato qui, con chi hai parlato? Come è cominciato? Il muro della bellezza? Che cosa è successo? La gente qui non ti ha visto di malocchio perché era un estraneo, no? Sì, ero visto un pochettino male perché già ero messinese. Poi, dopo che non guadagnavo punti per la mia origine perché ateniesi e messinesi non siamo molto così brillanti, poi non capivano questo pazzo che vuole qua, che c'è sotto, ci sfrutterà, che c'è sotto, lo fai per soldi, lo fai per i voti. Parliamo di Librino, 100.000 voti, quindi parliamo anche di un potere politico elettorale di un certo tipo. Ecco, io non ho mai cercato voti per nessuno. Io da artista ho il dovere della semina, semmai politicamente parlando, di elevare il voto da uno stato di sottomissione a uno stato di dignità e libertà. Dai, racconti, sei arrivato qui, come con i contatti, come è stato i primi tempi? Ho parlato con le scuole, ho parlato con le chiese, con tutto il mondo dell'associazionismo, e attraverso questi contatti ho spiegato qual era il mio percorso, che era quello di andare dentro il mondo della scuola, dentro il mondo proprio della semina, anche della coscienza. Certo, quando ho detto porto gli artisti, tra Mario Merola e Gigi D'Alessio e i grandi poeti si sceglieva subito Gigi D'Alessio o Mario Merola. Però adesso, se tu invece porti i poeti a Librino, sono delle star e tutti li amano. Il segno tangibile è stato il muro della bellezza. Sì, il muro che si è trasformato in porta. Un muro che era ostativo, 10 km, 3 km, alto 10 metri, una ferita dentro lo spazio urbanistico, con la condivisione di 2.000 mamme e di 2.000 bambini, si è trasformato in una porta, la porta della bellezza. Una porta che anche lì parla di futuro, che parla di sigillo, di bellezza, perché questi bambini, per esempio, quando abbiamo finito il muro, c'era un coro che era tutto preoccupato, che dicevano: speriamo che questo muro non venga offeso, che non venga deturpato. Adesso a Librino, quando si chiede la porta della bellezza, tutti dicono guai a chi la tocca. Quindi è un valore d'identità, e questa porta piace a tutti. È una grande madre che ha fatto entrare la porta come valore di bellezza, e questa grande madre sicuramente continua a educare e seminare questa coscienza rinnovata. Da allora quindi è cambiato il tuo rapporto con i librinesi, non so, i librinoti, non so come si chiamano, e ora quindi il tuo rapporto è di amichevole, no? Sì, un'ottima amicizia, anche di affetto. Io mi sento molto voluto bene qui, voglio bene tanto a questo quartiere. In 15 anni ho dato sempre, e il raccolto per me è stato sempre la semina, quindi è una semina che vuole come raccolto altra semina. Cioè, quanto è cambiato il rapporto fra Librino, il comune, la municipalità dopo il tuo intervento e dopo questa porta della bellezza? È cambiato? Certo, è cambiato, perché stiamo cercando di educare i cittadini che per esistere loro non devono chiedere ma devono fare. È nel fare che tu riprendi il diritto alla cittadinanza. Si è accorto la municipalità di questo Librino ora? Certo, se ne sono accorti, ci sono delle politiche diverse, si parla di una zona franca, si parla di uno sviluppo, si parla che grazie a questo impegno anche mio personale, della mia fondazione, ecco, si parla di Librino per grandi eventi culturali come quello di stasera. È da più di 15 giorni che Librino è alla ribalta nazionale per questo evento del Rito della Luce. Questo è un modo di poter contribuire e restituire anche una notorietà positiva a questo luogo. Antonio, tu sei assessore della Giunta Crocetta, posso dirlo? No, non sono assessore. La battuta sai perché te la do? Perché lui avrebbe voluto. So che ora finalmente la politica regionale è ben diversa per quanto riguarda la cultura. Cosa speri? Io spero che si faccia una politica sull'onestà e sulla legalità, e veramente per il futuro della Sicilia, a prescindere, ecco, del presidente. Perché no, un popolo non cambia perché c'è un presidente altro. Un popolo cambia se il popolo vuole cambiare. Ecco, avere un presidente che già mette
il popolo stesso, con dei paletti di legalità, anche solo il fatto che lo dice, ma lo fa anche. Ecco, questo può essere un monito, perché questo popolo, quando si avvicina a questo presidente, può essere anche un po' intimorito. Ma non è il presidente che cambia, è il popolo che deve cambiare. Io spero che una coscienza rinnovata di una Sicilia contemporanea, che non trova più il suo senso nella retorica dell'antimafia, non trova il suo senso nell'antiracket, che trova il suo senso nel costruire, nel fare, nel per. Ecco, in questo senso una politica regionale deve mettere anche al primo posto il valore della cultura e della conoscenza. Un impegno di Rosario Crocetta può essere una testimonianza di un valore di differenza che può trovare in quella legalità, in quella eticità democratica di sviluppo collettivo, può sicuramente restituire più dignità alla nostra terra di Sicilia, che è solo famosa per avere avuto presidenti legati a contiguità di mafia. Grazie. Dove ci vedremo e quando? Ci vedremo adesso prossimamente al solstizio d'estate alla Piramide, perché è molto bello per me legare questi luoghi della mia vita fra Librino, la Piramide, con tutti questi ragazzi che studio ogni anno e che scelgono di proteggere la conoscenza. Forse il mio destino era questo. La scuola? La scuola deve resistere, la scuola deve avere quel valore pubblico, di res pubblica, e la scuola elementare deve ritornare a essere tempio della conoscenza. Grazie. Grazie a voi.